Ciao a tutti ragazzi, come potete vedere siamo a Catania, sono arrivato questa mattina, questa è la Fantastica, Fantastica, Piazza dell'Elefante, quella Fontana dell'Elefante che qui a Catania chiamano Uliodro, lo dico per rispetto dei catanesi che ci tengono. Siamo qui perché continua lo Scegliete il Futuro Tour e ho un invito importante da farvi perché per la prima volta in Sicilia sbarca l'Open Day Rousseau e sarà domani mattina e Rousseau, come sapete, è la piattaforma che permette al Movimento 5 Stelle di essere questo unicum che è in tutto il mondo, è la nostra piattaforma che ci permette di votare, di condividere le proposte politiche che facciamo, sia dai parlamentari ai cittadini che viceversa, e oltretutto permette di farlo anche ai regionali, quindi qualora, come tutti ci auguriamo, Giancarlo Cancellieri dovesse vincere le elezioni regionali, sarebbe anche il suo sistema per coinvolgere i siciliani nella scelta delle proposte politiche. L'appuntamento è domani mattina alle 10:30 domattina 10:30 trovate tutti gli appuntamenti, tra l'altro c'è gli indirizzi e tutto nella descrizione che trovate nella diretta. E poi a seguire saremo comunque a Catania perché alle 15:30 partiamo con la marcia da Citrezza fino a Catania, appunto ci sarà anche Beppe Grillo e tutti gli altri, e chiudiamo alle 21 con un evento proprio in questa piazza, piazza dell'Università. Oggi invece sarò alle 18 a Castel di Judica e alle 20 a Palagonia, come ci saranno altri portavoce del Movimento 5 Stelle. Se siete da queste parti magari sarebbe bello se ci veniste a trovare. Domenica invece andiamo a Palermo. Da lì poi rimorrò giù a Palermo per tutte le altre tappe, ma sapete perfettamente che vi aggiornerò sui miei spostamenti su questa pagina. E domani con me l'Open Day Rousseau, ci saranno tanti portavoce del Movimento 5 Stelle sicuramente, ma in particolare saremo anche tutti quelli che parte di quelli che curano le singole piattaforme di Rousseau. Quindi oltre a me ci saranno Nunzia Catalfo, ci sarà Nicola Morra, ci sarà Paola Taverna ed Enrica Sabatini. Io che dire, con questa vista spettacolare e questa città meravigliosa e questa regione che ci riempie sempre di affetto e di gioia, non posso altro che dirvi di venirci a trovare, di partecipare e di provare a riprenderci insieme questa regione. Non è un caso che l'Open Day Rousseau arriva in questi giorni in Sicilia, ovviamente, perché crediamo che questa terra, che potrebbe essere la terra della rinascita della politica italiana col Movimento 5 Stelle, debba anche segnare la rinascita della partecipazione popolare. E Rousseau di fatto è lo strumento della partecipazione popolare del Movimento 5 Stelle, ma chissà, magari altri partiti, altri governi un giorno ci potranno copiare e avere un sistema simile. Quindi noi ci crediamo tanto, lo portiamo in giro da tanto tempo ormai e questa è una tappa importante che sarà la prima appunto domani mattina, ma certamente non l'ultima in Sicilia. Veniteci a trovare e lottiamo insieme che abbiamo un'altra settimana di fuoco e poi finalmente si va a votare. Ciao, grazie.